vostra presenza, insomma, numerosa, la sala della Fondazione Cufalino che ci ospita è una sala che fra poco sarà trasformata in un museo, grazie all'impegno di Filippo Spataro, che è stato sindaco nella scorsa legislatura, e diventerà il Museo Caruso, che è un grande ceramista, e quindi oggi noi impropriamente occupiamo questo spazio, ma abbiamo però il piacere naturalmente di occuparlo con delle personalità di tutto rilievo. E infatti io sono particolarmente contento che qui a Comiso, insomma, abbiano accettato l'invito a partecipare a questo incontro 5 personalità. Due sono molto vicine alla città di Comiso, uno perché è comisario e l'altro perché è cugino della città di Comiso, e mi riferisco a Totò Zago, che naturalmente è stato sindaco di Comiso, è stato parlamentare regionale, si è impegnato moltissimo per questa città, raggiungendo gli obiettivi di modernizzazione, insomma, che oggi possiamo dire esserci a differenza di altre realtà siciliane, ed è grazie al centro-sinistra per questo si è potuto realizzare, e quindi insomma ci faceva proprio piacere invitarlo a questo incontro. Poi naturalmente l'onorevole Aiello è stato sindaco di Vittoria, è stato tutto, diciamo, tra le cose più importanti è stato sindaco di Vittoria, è stato parlamentare regionale ed è stato assessore all'agricoltura. Abbiamo il piacere e l'onore di avere Pietro appunto Navarra, che è stato per tanti anni rettore dell'Università di Messina e che ha fatto la scelta, che noi abbiamo apprezzato, di candidarsi alle elezioni nazionali, essendo eletto naturalmente all'Ista PD, e che dunque coniuga naturalmente la conoscenza dell'Università Siciliana per le sue relazioni naturalmente con Catania e con Palermo, e naturalmente adesso sarà sollecitato nel suo impegno politico di parlamentare, adesso siamo maggioranza, diciamo, al governo nazionale, dunque le sollecitazioni sono molto attive e anche hanno bisogno di risposte concrete su alcuni argomenti legati soprattutto alla necessità che ha il mondo giovanile siciliano di trovare uno sbocco per il futuro a partire dalla formazione e dalla conoscenza. E poi naturalmente abbiamo il piacere, l'onore, lo dicevo prima, di un giovane parlamentare, Michele Catanzaro, che è della provincia di Agrigento, no? Mi pare, Agrigento, no Michele? Giovane deputato, che ce l'ha fatta, diciamo, a superare certi steccati, certi muri, ad affermarsi, ad essere eletto. Tenete conto che a differenza dell'elezione nazionale, l'elezione regionale richiede la preferenza, e quindi c'è un lavoro di, come dire, di connessione con il sentimento del popolo, che lui è riuscito a portare dentro le aule parlamentari, occupandosi di temi importantissimi e che per la mia sensibilità sono straordinariamente importanti, come lotta all'andagismo, le battaglie ambientali, insomma sfide nuove per una Sicilia che deve, diciamo, avere una visione più moderna ma anche più sostenibile dal punto di vista del suo sviluppo. E infine, parliamo di casa, perché qui sei a casa tua, lo sai molto bene, è Nello Di Pasquale, che ha, diciamo, ha contribuito naturalmente ad aiutarci a organizzare dal punto di vista politico questa festa, e che insomma ci ha aiutato e ci aiuta e si muove naturalmente essendo il rappresentante del Partito Democratico eletto. Ecco, il dibattito di oggi sarà coordinato non da me, da un giovane invece della segreteria del nostro partito, che si chiama Salvo Cappello, il quale ha studiato molto bene perché ha capito che, come facevamo noi, Salvo, voi siete i nostri maestri di vita e di politica, se prima non si studiava, non si analizzava, non si poteva intervenire. Adesso soprattutto si alzano, parlano, dicono cavolate. Lui ha studiato tanto, vi ha conosciuti grazie a, diciamo, a internet, vi ha diciamo, analizzati, e quindi vi conosce, sa qual è il vostro impegno, quello che avete fatto, e dunque vi solleciterà in alcune tematiche, naturalmente che non pensiamo di essere risolutivi, pensiamo di essere utili però. Pensiamo di essere utili alla conoscenza, pensiamo di essere utili alla costruzione di una società che si evolve, e pensiamo di essere utili alla Sicilia a partire dal sud-est. E da una parte la Sicilia, che è un po' diversa, un po' altera, un po' più attiva, un po' più indipendente, un po' più legata alla piccola e media impresa, legata alla civiltà del vino, come ama dire tante volte Sicilia, legata al mondo agricolo e alle piccole e medie imprese che hanno fatto di questa terra una terra in cui c'è una consapevolezza democratica e sociale diversa da altre parti del sud. Ecco, questo è, diciamo, la
giornata di oggi, il dibattito di oggi. Io concludo soltanto dicendovi che siete, diciamo, ben visti, ben ripresi, sia in diretta via Facebook, ma anche il video, quindi tutto ciò che noi naturalmente racconteremo, non solo a questa platea, sarà diffuso ovviamente nei social, perché è giusto che l'opinione pubblica possa conoscere gli sforzi e anche l'impegno che voi state mettendo nel vostro lavoro. Do subito la parola a Salvo. Grazie Salvo e buon dibattito. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di essere qua. Non è scontato in questo momento storico che vede chiaramente una disaffezione dei cittadini alla politica, non è scontata la presenza di voi qui, soprattutto vedo insomma una notevole presenza giovanile, quindi vi ringrazio. Ringrazio inoltre i compagni del partito per aver organizzato la festa dell'unità che fino ad ora insomma sta superando, mi permetto di dire, le aspettative. Il dibattito di oggi è intitolato Infrastrutture, sviluppo e capitale umano, la sfida incompiuta della Sicilia. Abbiamo voluto dare risalto alla parola incompiuta perché insomma si parla da tanto tempo, ecco, della valorizzazione del Mezzogiorno, in particolar modo ecco della nostra isola, e sembra che insomma ci sia sempre un dislivello tra ciò che questa terra ha potenzialmente da offrire a noi e a chi viene da fuori e quello che poi effettivamente viene messo in pratica, viene messo agli atti. Io andrei con ordine, iniziando dall'onorevole Zagor, ponendo l'accento sull'infrastruttura per eccellenza insomma del Comisano, l'aeroporto. Lei insomma è stato, diciamo, dalle prime battute protagonista in questa vicenda. Quello che vorrei chiederle è il master plan, il progetto iniziale per cui fu creato l'aeroporto, che visione aveva per gli anni a venire? Qual era l'obiettivo con cui l'aeroporto di Comiso fu aperto? Mi piace, ringrazio per il riferimento, ma visto che è stato fatto, mi piace sottolineare e che non solo nella fase accennata io come tanti altri compagni di Comiso, Gigi, gli altri consiglieri comunali, giunta, insomma tutto il gruppo dirigente, credo di poter dire, del PD di Comiso, ma del centro-sinistra in generale, siamo stati coinvolti, ma io mi permetto di dire che più delle giovani generazioni, per motivi ovvi, irreversibili, in questa cosa dell'aeroporto ci sono stato fin dai tempi della lotta per lo smantellamento della base missilistica, quando la prospettiva della riconversione ad usi civili coinvolse tutta l'Italia, andando al di là dello schieramento allora del PC, ma insomma tutte le forze cattoliche, democratiche. E quello che si proponeva non è che era contro i missili e basta, vabbè, era una cosa articolata, il discorso sarebbe lungo, il disarmo bilanciato contestuale, e poi la riconversione della struttura dell'ex aeroporto militare Magliocco in struttura di pace, in struttura a servizio della Sicilia, del Meridione, e in considerazione anche del ruolo che avrebbe potuto svolgere nel Mediterraneo, tenendo conto che siamo con i paesi rivieraschi del Mediterraneo, un centro importante che può svolgere, avrebbe potuto svolgere politiche e perseguire obiettivi ben diversi da quelli che sono stati perseguiti. Io penso, non ho difficoltà a dirlo, anche perché è opinione diffusa di tutti nel territorio, che noi abbiamo avuto la sfortuna di avere all'inizio come partner l'aeroporto di Catania. E quindi i catanesi, come vengono chiamati a Comiso, l'impressione è che hanno pensato bene di investire, attenzione, una grossa somma per battere la concorrenza quando si è svolta la gara a carattere europeo, ma proprio
proprio per l'opinione più diffusa, è proprio per avere il controllo dell'aeroporto di Comiso, delle sue iniziative, delle sue potenzialità. E c'è chi parla di un aeroporto con le ali tappate proprio perché invece di esserci una sinergia, una partnership per fare diventare Comiso quello che doveva essere, quello che avrebbe potuto essere e quello che ottimisticamente io penso ancora potrà essere, invece è una struttura che fa piangere il cuore e che ogni giorno sempre più registra risultati negativi. Ora, questo è un dato da tenere conto, perché bisogna, per quanto possibile, secondo me, partire da qui per sviluppare il discorso sull'infrastruttura, partendo appunto dall'aeroporto che esiste, un dato di fatto, per continuare sulla Ragusa Catania, la Ragusa Gela, insomma tutte le altre necessità infrastrutturali che ha bisogno non solo la provincia di Ragusa, ma tutta la Sicilia, visto che la Sicilia, credo, se giriamo tutte e nove le province, non può lamentare qualcosa di diverso, fatta eccezione per le tre grandi città siciliane che vantano naturalmente i collegamenti autostradali, ma al di là di quello, per quanto riguarda le abilità provinciali, le abilità secondarie, credo che noi si sia ancora, se non all'anno zero, ma insomma in un momento in cui possiamo dire c'è ancora tanta strada da fare. Allora, io adesso cederei la parola all'onorevole Catanzaro, quindi la mia domanda verte proprio su questo: a livello regionale, in che modo si può accelerare il processo di riconversione green delle infrastrutture e dei servizi all'interno della regione? Beh, intanto grazie, buonasera a tutti, stasera sono davvero contento di essere qui a Comiso. Dico io, ovviamente si parlava poco fa delle province, delle infrastrutture, scusami se non lo ritengo, però capite bene che sono partito da Sciacca e mi rendo conto che partendo da Sciacca, quindi dall'altro lato della Sicilia, pur essendoci 150 chilometri, ovviamente come tempo ci ho messo 3 ore e mezzo. E vi devo anche dire che, lo dico così, guardando un attimino anche le strade, che guardando così a prima chitto le strade nel mentre che passavo, forse la provincia di Agrigento, come viene diciamo classificata in tutte le statistiche, è davvero l'ultima provincia, perché noi abbiamo una situazione davvero disastrata di viabilità. Ti devo dire che la regione siciliana potrebbe essere la prima regione in Italia ad essere dotata di una legge che viene definita plastic free, perché come tutti noi sappiamo in Europa entro il 2021 ormai è arrivato un indirizzo abbastanza netto che c'è il divieto del monouso della plastica. Noi come Partito Democratico devo dire che siamo stati come dire, promotori di questa presentazione, di questo disegno di legge, e nel 2018 abbiamo presentato un disegno di legge che ha visto me, ma soprattutto con il supporto di tutti i colleghi e tutti i deputati del Partito Democratico, Plastico Free. Questo è un disegno di legge per noi importante, è stato ovviamente esitato già in commissione ed è pronto per l'Aula. Capite bene che avendo un disegno di legge pronto per l'Aula per noi diventa molto importante, perché poi tu poco fa hai fatto un cenno sulla riconversione, sul green, e noi abbiamo anche inserito un qualcosa di importante e di fondamentale, che ovviamente speriamo che al più presto, perché più volte abbiamo sollecitato questo governo regionale che un po' sonnecchia rispetto ai temi importanti, abbiamo appunto sollecitato una cosa che è di fondamentale importanza, cioè quella che assolutamente
luce da noi e delle autorità non di luce, perché noi ci sono state un po' di polemiche anche per quelle due attività, una a Catania e una a Palermo, di attività che producono plastica. Noi siamo per la salvaguardia dei lavoratori e appunto poi anche detto di inserire che ci deve essere la riconversione dei macchinari della plastica per poter far sì che ovviamente ci siano dei prodotti sostitutivi alla plastica, perché ormai se ne parla del bambù e di altri. Però è chiaro che noi ce la metteremo tutta, è chiaro che il mio ruolo di vicepresidente delle attività produttive è un ruolo che va verso questa direzione, perché anche se non parliamo di agricoltura, però con Nello abbiamo su un altro settore abbiamo fatto una cosa importante, che è quella di avere dopo 18 anni riordinato un settore che è quello della pesca, che poi sono la pesca e l'agricoltura che camminano insieme, e quindi dopo 18 anni siamo stati i fautori di un testo che davvero ha scritto una svolta epocale e per noi è un grande motivo di orgoglio. Grazie. Allora, io adesso cederei la parola all'onorevole Di Pasquale. Lei l'aveva già accennato ieri, la cosa mi ha incuriosito parecchio. Le vorrei chiedere qual è il funzionamento, in cosa consisterà la strada degli scrittori e in che modo può aiutare allo sviluppo del territorio, alla valorizzazione non solo culturale ma anche sociale delle vostre eccellenze. Grazie innanzitutto, buonasera a tutti e grazie per questo nuovo appuntamento a tutto il coordinamento del Partito Democratico di Comiso. E nel collegato che abbiamo approvato contiene, non ricordo se era l'articolo 16 o l'articolo 19, forse 16, e la strategia 16 contengono quattro articoli che mettono in condizione la provincia di Ragusa, ma io dico l'intera Sicilia, di copiare un'iniziativa che già è stata fatta da Agrigento. Cioè da Agrigento, dove ci sono uomini importanti nel mondo della cultura, nel mondo poeti, scrittori e così via, hanno creato un percorso virtuoso, culturale, dove questa strada degli scrittori promuove i luoghi dove hanno vissuto, le loro azioni, le cose che hanno fatto, diventando un percorso virtuoso anche di tipo turistico. Noi abbiamo ritenuto di questo percorso di trasferirlo anche in provincia di Ragusa e in tutta la Sicilia. Siccome proprio questa è la patria di Bufalino, ma Modica lo è di Quasimo, per così anche in altre realtà, e anche in realtà della provincia ci sono anche altre, magari non di questo livello, ma di livello importante, noi dobbiamo costruire anche questa, noi dobbiamo, grazie a questa legge, costruiremo questa provincia, questo percorso virtuoso, ma lo devi fare fare sulle infrastrutture, anche perché sono stato e sono al centro della mia attività politica. E questa provincia è entrata all'autostrada, è arrivata a Monica, è arrivata a Pozzato, è frutto di 5 anni di lavoro e di 2 governi del PD, che il governo è che le dimentichiamo queste cose, non le proponiamo, è il governo Renzi e il governo Gentiloni, cioè perché l'autostrada, che purtroppo se non avesse avuto i problemi che ha avuto l'impresa, perché purtroppo ce lo voleva dire che il condotto che era il numero uno in Italia, purtroppo c'è stato il problema, ora è superato, ma l'autostrada finalmente è arrivata da quella parte e arriverà fino alla città di Scivoli. Dopodiché noi siamo impegnati ora per farla finanziare e per farla arrivare fino a Gela, almeno fino a Gela, perché abbiamo nel frattempo nei 5 anni passati non solo abbiamo fatto il lavoro che ha portato alla realizzazione dell'autostrada fino ad arrivare nella nostra provincia, ma abbiamo preparato anche gli altri lotti, la progettazione degli altri lotti. I progetti fino ad arrivare a Vittoria sono progetti esecutivi.
Allora, io per l'onorevole Navata, lei insomma viene dal mondo dell'università, il meccanismo per cui insomma dopo l'università il giovane possa avere accesso al mondo del lavoro già tramite l'università, insomma diciamo oliare questo meccanismo, è qualcosa di possibile o se c'è già è da potenziare? La risposta alla sua domanda la vorrei articolare in maniera cercando di inquadrarla dentro un sistema molto più ampio di quello locale, può essere quello locale legato alla singola università, Catania per catanesi, Messina per catanesi o per gli studenti che frequentano Catania o Messina. E vorrei dire questo, anzi la prima cosa è la vorrei trovare in questo modo. Allora innanzitutto dobbiamo capire qual è il momento nel quale viviamo e come il momento nel quale viviamo trasforma completamente il mercato del lavoro. Oggi due sono i fenomeni che di portata globale che investono tutte le economie e in tutto il mondo. Uno è la caduta delle barriere al flusso delle persone, delle merci, dei capitali, la cosiddetta globalizzazione. Siamo tutti più vicini ed è tutto più libero di muoversi. Secondo fenomeno di portata globale è quello dell'innovazione tecnologica. Stiamo vivendo una nuova era di innovazione, si parla di industria 4.0, è un nuovo momento di grande trasformazione della società nella quale viviamo, perché c'è un'ondata di innovazione importante e diffusa in modo capito. Questi due fenomeni sono due fenomeni globali che non possono essere che non si possono fermare, non li può fermare una città, una regione, un paese. Sono fenomeni che chi prova a fermarli viene totalmente travolto, chi vuole alzare i muri non fa altro che isolare il proprio paese, la propria città, il proprio territorio, e isolandolo non fa altro che determinare il sangue della morte di quel territorio, di quella città o di quel paese. Quindi sono due fenomeni che bisogna in qualche modo capire e governare, nella misura in cui è possibile governare, senza paura, con competenza e con coraggio, ma bisogna governare. Un aspetto critico, proprio per rispondere alla tua domanda, di questi due fenomeni è il fatto che se io ho un mondo globalizzato dove sostanzialmente persone, capitali e beni e servizi si muovono liberamente, il valore di quello che metto nel mercato globale è legato alla unicità. Cioè a dire, più è unico il prodotto che lo metto nel mercato, più è unico, più ha valore. Può essere anche perché facilmente raggiunge qualsiasi posto. Ragazzi di valore, siciliani o messinesi, vanno in giro per il mondo, è un vantaggio per Messina e la Sicilia, perché automaticamente si crea un network che nel mondo globalizzato serve per le reti che si riescono a intavolare quasi automaticamente, perché già sono, cioè il collegamento è diretto, è immediato. Quindi è un enorme vantaggio se qualcuno dei nostri compagni di classe o compagni di università oggi si trova a lavorare in una grande azienda ad Amburgo. Non è una penalizzazione per il nostro territorio, è un grande vantaggio. La cosa importante è che però noi è riuscire a trarre teste, talento qui da noi, ed è qui che noi abbiamo i problemi, ed è, traduco in maniera diversa quello che lei ha detto, è importante che le persone si muovano, vanno via non per scelta, non perché lo devono fare per forza. Allora, infine, onorevole, lei è stato sindaco di Vittoria, al fine di valorizzare comunque tutta una serie di prodotti che vengono prodotti qui e sono prodotti comunque
che definirei di eccellenza. In che modo si dovrebbe andare avanti, insomma, per valorizzare ciò che qui viene prodotto? Grazie innanzitutto per l'invito. L'idea dell'economia reale, di una storia. Io quando vado a comprare la plastica pago l'IVA e poi pagherò le tasse. Il mio Stato non mi può organizzare la contribuzione, non me la può organizzare. La gente diventa pazza. E uno dei problemi che abbiamo davanti rispetto alla dialettica sovranismo globalizzazione è proprio questo. Deve pure esistere un modo civile e democratico, che non può essere ora quello di giugno, ma deve esistere. Si parlava di infrastrutture. Voi sapete che quando è stato firmato nel 2003 il primo Green Corridor della storia dell'economia, dell'agricoltura, il rapporto con l'Egitto, era il ministro Alemanno. Sapete quale doveva essere il punto di sbarco delle merci dal Cairo? Pozzallo. A un certo punto scattano i meccanismi, che ora io rivedo così, rivengo un pochettino come tendenza nella questione del regionalismo, del nuovo regionalismo, le regioni del nord, le regioni del nord. Sapete il porto che è stato finanziato attraverso il Green è Venezia. Venezia! Venezia che non ha, che deve conquistare dai sabbioni lo spazio per atterrare, per fare le strutture, le infrastrutture. Si salta, neanche come piattaforma ci vogliono. Ci hanno rifiutato persino il diritto di essere una semplice piattaforma di transito, neanche questo. Dopodiché diventa Venezia e il primo Green Corridor stabilisce una serie di cose. Queste cose in sede comunitaria non sono state, non vengono monitorate. Intanto volevo ringraziare Lino Giaquinta, diciamo, per averci raggiunto, il nostro segretario provinciale, che veramente si è battuto tanto in questi anni difficili, insomma, è partito naturalmente per evoluzioni e con qualche scissione, diciamo, una, due, insomma, abbiamo dovuto gestire, è stato molto in gamba a tenere i territori. Adesso siamo in una fase diversa, abbiamo gli organismi in piedi tutti e quindi insomma si può lavorare in maniera organica dando spazio a chi vuole impegnarsi. E io volevo fare una proposta, un gioco, un minuto. Facciamo finta che siamo su un gruppo Facebook, anzi su un gruppo WhatsApp, e che in questo gruppo di Pasquale, voi siete in un gruppo WhatsApp, giusto tutti, anche Giacinta, e in questo gruppo ci sono dei giovani, in questo gruppetto, no? I quali vi dicono, vi mandano un WhatsApp. Che cosa farete domani, che cosa potete fare domani, ognuno nel vostro ruolo. Siccome WhatsApp naturalmente non potete parlare in quanto dopo, dovete scrivere qualcosa, no? E rispondere secondo i linguaggi di WhatsApp. Vediamo questo gioco che cosa ci porta, Salvo. Come segretario del PD, per certi versi un ritorno all'antica, un ritorno a lavorare nei territori, al confronto, a sentirsi parte di una comunità, riconoscersi e darsi rispettivo, come dire, stima e fiducia. Io niente, solo secondo me un appello, le persone che hanno fatto il messaggio su WhatsApp escano da WhatsApp e si organizzano, diventino soggetti attivi, perché quegli anni passati sono stati anni di silenzio. WhatsApp è comunicazione, ma non è la soluzione, è la partecipazione in azienda e fuori dalle aziende. È importante trasformare quello che rimane sul telefono in fatti concreti per la nostra società. Ma sicuramente l'impegno sulle cose che ho seguito e che continuo a seguire e che devo continuare a seguire, fermo restando costante attenzione e confronto con il territorio e con il partito. Ma secondo me, diciamo che poi alla fine la risposta su WhatsApp è, diciamo, per tutti quanti, però non posso che condividere quello che dice l'onorevole Aiello, perché
oggi, secondo me, pur essendo io un giovane, guardando quello che sono i social, quello che è la comunicazione, io ritengo che bisogna uscire da quel contesto della comunicazione dei social e tornare nuovamente in mezzo alla gente per i territori, perché è l'unico modo che abbiamo per ritornare a fare la buona politica. Un invito ai giovani a usare WhatsApp e non ad essere usati da WhatsApp, e quindi a impegnarsi a mettere un dito all'acqua calda, a sporcarsi le mani, a partecipazione con la gente, con il territorio, con le proprie comunità, per cercare di migliorare la società nella quale viviamo. Grazie. Grazie. Un applauso. Vi ringrazio per la vostra presenza, ringrazio anche voi, vi invito, qualora non abbiate niente di meglio da fare, ad assistere allo spettacolo della testa di ballo, l'invito è aperto a chiunque. Ancora grazie e una buona giornata. Allora, buonasera, buonasera a tutti, insomma ci auguriamo che il tempo regga, diciamo così, per garantire la serata a queste straordinarie scuole di danza di Comiso che hanno voluto donare alla città, in questo luogo magico che è la Pinacoteca, la Fondazione Bufalino, un momento dedicato ai ragazzi, un momento dedicato alla danza, un momento dedicato all'arte e allo spettacolo. Noi come Partito Democratico siamo già molto contenti di aver riportato la festa dell'unità a Comiso, mancava da qualche anno, è l'unica festa laica, è una festa nella quale noi vogliamo incontrare i cittadini, raccontare del nostro impegno, in questo caso da opposizione, rispetto all'amministrazione, svolgendo un ruolo che i cittadini ci hanno dato, per un pugno di voti diciamo, ma un ruolo che ci hanno dato di opposizione, quindi di controllo degli atti amministrativi e di, come dire, verifica che i livelli di crescita della nostra città non si smarriscano. Ci stiamo impegnando con tutto noi stessi, noi consiglieri comunali, io e il sottoscritto, Filippo Spataro, Fabio Bianchino, ma anche i dirigenti Gaetano Scollo e Giussi Brullo, che sono della segreteria del nostro partito, e Gaetano anche in rappresentanza della frazione di Pedalino, dove svolge un ruolo di supporto, di aiuto e di ascolto. Insomma, la città di Comiso in questo anno e mezzo certo ha perso un po' di smalto, lo vogliamo dire, ha perso un po' di bellezza, ha fatto qualche passo indietro, c'è qualche rischio relativamente all'incremento della pressione fiscale, c'è qualche rischio riguardo ai servizi e c'è qualche pericolo per quanto riguarda lo sviluppo delle opere pubbliche e le manutenzioni, è un po' più sporca, diciamo, un po' meno bella, diciamo così. Però di questo e di tanti altri argomenti parleremo in altre occasioni. Questa sera vogliamo semplicemente augurarvi buon divertimento, garantire che questi straordinari ragazzi che hanno ottenuto premi a livello nazionale possano farli vedere qui su questo palco e farti capire che noi siamo un partito politico, sì, ma che guardiamo alla nostra comunità con passione, con impegno, con dedizione e che siamo sempre presenti, sia quando amministriamo, sia quando svolgiamo il ruolo di opposizione. Grazie a tutti voi di essere presenti e buon divertimento. Vi dovete vedere sul palco perché dovrò in qualche modo coordinare l'ingresso di queste straordinarie scuole di danza. Tra qualche minuto cominciamo. Grazie.